gente che viaggia. Con MSC Crociere sconto di 200 euro a cabina. Scegli tu la destinazione. Il Mediterraneo con Grecia, Turchia, Spagna, Francia. I mari del nord con capitali baltiche e i fiordi norvegesi. E perché no? Il sole dei Caraibi. Gente che viaggia. Risparmio garantito. Emozioni assicurate. Sì, abbiamo giocato una partita di energia, di difesa, ma di difesa già avevamo visto grandi miglioramenti in tutte le partite nelle ultime 5 di campionato, in maniera sensibile. In attacco abbiamo giocato di squadra, nonostante l'assenza di Sanders. Abbiamo mosso sempre la palla, trovato sempre un buon tiro comodo, cercato le nostre opzioni per sfruttare appieno le loro caratteristiche. Però quello che abbiamo fatto è nato tutto dalla grande difesa, da concedere 59 punti a una squadra contro Pistoia che ne fa abitualmente 83, tenerla a 59 punti dal nostro contropiede. Green lo ha condotto in maniera magistrale, alternandosi con Giuri, attaccando laddove loro avevano sicuramente difficoltà a difendere. E penso che abbiamo colto una vittoria importante innanzitutto per la classifica, poi per il nostro presidente, perché era una partita a cui ci teneva molto, e poi per noi stessi, perché si comincia a vedere il lavoro di squadra, il lavoro settimanale, in silenzio, senza proclami, senza show televisivi, ma facendo soltanto quello che la pallacanestro richiede, ossia lavoro, sacrificio e dedizione. Ma particolare no, ma tutta la panchina. Leantonio è stato importante in tante partite, come lo è stato stasera, ma in generale tutta la panchina nostra è di grande affidabilità. Mi piace vedere Giuri lottare contro X a rimbalzo e avere la meglio con 13 rimbalzi catturati. Per una guardia o un playmaker sono tantissimi. Mi piace vedere queste piccole cose che sono altrettanto importanti come i canestri. Mi piace vedere i blocchi di Cittadini, che sono altrettanto importanti come i tiri di Ryan, che se non ci fosse un blocco duro di Cittadini non tirerebbe mai da solo. Mi piace vedere tutte quelle cose che servono per vincere le partite, che spesso non sono messe in risalto. Questa sera la squadra lo ha fatto, e lo ha fatto con tutti i giocatori in campo. Ripeto, il merito è di tutti, da Coviello per come ci consente di allenarsi, al ragazzino locale Crisafulli. Sicuramente non si sono lasciati bene qua a Barcellona. Michael io lo conosco, perché in questi 2 anni ci parlavo sempre. Probabilmente non ha lasciato un buon ricordo per via delle varie vicissitudini. Penso che il pubblico raramente riserva questo tipo di cori o questo tipo di accoglienza. Evidentemente non ha lasciato un buon ricordo, e di questo ce ne dispiaciamo tutti, in primis io che sono di Barcellona, anche se non ero l'allenatore di Barcellona, e penso anche un po' la società, chi ha lavorato in quei 2 anni con X, ma in particolare il secondo anno, perché il primo anno secondo me ha fatto un gran campionato. Adesso Bologna. Adesso ci godiamo la vittoria, abbiamo qualche giorno in meno, però il fatto di aver ruotato tutti, di aver diviso il minutaggio, ci fa stare molto tranquilli. E Bologna sarà una partita chiave, perché può essere un crocevia importante in questo momento per le nostre certezze, per la nostra autostima. Sicuramente è un crocevia importante in una piazza importante, con una squadra che sta facendo molto bene nonostante la sconfitta di oggi. E quindi dobbiamo, come ho detto alla squadra dopo la partita con Trento di Coppa Italia, dobbiamo avere la capacità da professionisti di resettare tutto e di pensare che domani è un altro giorno, e sarà così anche domani. Penseremo a Bologna senza lasciare nulla al caso, e soprattutto senza gioire più di tanto per un successo contro Pistoia, che non è altro un successo che ci deve portare all'avvicinamento al nostro obiettivo finale. Credo che il primo quarto sia stato il quarto che ha deciso la partita, nel senso che abbiamo iniziato la partita senza la giusta aggressività, senza il giusto atteggiamento. Avevamo preparato la partita in una certa maniera per essere aggressivi, per essere duri, per essere intensi, e il risultato parziale e come è arrivato è stato secondo me
decisivo per dare fiducia ai nostri avversari e per creare quel gap emotivo e sostanziale che poi alla fine io credo ha fatto la differenza. I 30 minuti successivi sono stati relativamente equilibrati, però una squadra aveva la faccia di chi ci credeva perché aveva iniziato bene, perché quindi trovava in ogni situazione la giusta cosa da fare, e noi invece sempre un passettino indietro, sempre a rincorrere, e questo credo alla fine abbia segnato in maniera decisiva la partita. Galanda ha preso un colpo nel quadricipite e in uno scontro, non ricordo se con Mucavero o con Cittadini, però aveva forte dolore, quindi abbiamo, come dire, pensato di non aggravare la situazione. Tra l'altro Borra ha fatto un'ottima partita, quindi non abbiamo pensato di rischiare. Ecco, in quel ruolo credo sia stato probabilmente l'unica parte del campo in cui non siamo andati nettamente sotto. D'altronde venire qua a giocare la partita e pensare di portarla via col 37%, perdendo quasi la metà di valutazione e giocando sostanzialmente con tre giocatori, non era oggettivamente possibile. Quindi bravi ai nostri avversari che hanno vinto, noi sicuramente un passo indietro, una partita da cancellare e da prendere come spunto per migliorare dove abbiamo giocato, dove abbiamo fatto passi indietro, ma da archiviare. Ma X è partito bene, devo dire che non siamo riusciti a metterlo nella condizione giusta, perché dovevamo attaccare i cambi in maniera diversa, in maniera aggressiva, cosa che invece non abbiamo fatto. I cambi sistematici ci hanno appiattito, ci hanno scaricato invece che darci quei vantaggi che oggettivamente il cambio ci porta, ci ha messo nelle condizioni di pensare e non eseguire nella maniera corretta. Quindi direi che per quanto riguarda Mike, un po' di sua responsabilità nell'affrontare questa partita non con la giusta determinazione, e noi come squadra che non siamo riusciti a metterlo nelle condizioni di far bene le cose che sa fare. È appena tornata dalla vacanza e già riparte? Ma come fa? Anziché farvi rodere dall'invidia, scoprite anche voi le occasioni Gente che viaggia. Gente che viaggia, risparmio garantito, emozioni assicurate. Via Medaglia d'Oro, Stefano Cattafi 60, Barcellona Pozzo di Gotto. 090 97 07 196.